La situazione è veramente incresciosa in Pronto? questa. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Lei parla bene italiano? Un po'. Ah, oh, mi fa piacere. Senta, come si chiama di nome? Io? Sì, ok. Sofia Maiesca. Sofia Majeska. Ah, buono. Allora, quindi lei è una ragazza, che so, russa? No, una polacca. Una polacca, vabbè, Majeska. E fa la fantesca. Senta, Sì. Sofia, quanti anni ha lei? Io 44. 44, vengono tutte un po' passatine però, per la verità, non arrivano queste giovanette. Le giovanette fanno le... Vabbè, insomma, senta, si trova bene lì in famiglia dal signor Giuseppe? Ecco, è un bravo uomo, eh? Sì, bravo. Bravo. Lei è sposata? Sì. Con, naturalmente, suo marito in Polonia. Sì, marito in Polonia, Tutti c'ero hanno il due marito. figli. I figli in Polonia. Ecco, Sì. lei lascia i figli così tranquillamente, Sì, no? mio marito è bravo, È ogni bravo, tanto insomma. lascio, sì. Beh, certo, lei viene qua a lavorare. E manda i soldi in Polonia? Ah, Sì, mando. manda, perché in Polonia si vive male, pochi Sì, soldi? Quello quello sì. sì, eh. Se Poi non è quello, fa non anche si poteva. freddo, eh. Fa un po' freddo in Polonia anche, Ah, no? sì, freddo, almeno tre Meno da 3. me. Adesso meno 3. Da noi siamo a 20, 30, 40, non so, fa un caldo cane in questi giorni, pur essendo già inverno. Senta, signora Sì. Majalesca, come ha detto, Majalesca? Maiesca. Ah, ma scusi, Maiesca, senta, da quanto tempo è in Italia? Da maggio. Da maggio, ha imparato bene però già, eh? Sì, ho studiato un po' in Polonia, ho Un fatto pompo? corso. Studiato un po', scusi, un piccolo, un po' Polonia? Sì, Sì, Polonia. un po' in Polonia, sì, è nuovo perché io sapevo un pompatino, si va un po' in Pompatino pure, si va un po' in Pineta, cioè, si va un po' in Polonia, ecco, questa mi mancava, grazie per avermela insegnata. Raga, c'è sempre da imparare, anche dai Ah, polacchi. sì. Lei lo sa che i polacchi, a parte il Papa, voglio dire, avete il Papa, no? The Pope, Sì. ecco, the Pope nel senso di Papa, no? Di Pope. Dicevo, appunto, lei è cattolica? Sì, Ah, cattolica. cattolica, apostolica, romana, indubbiamente, no, volevo dire, i polacchi sono ritenuti un po', cioè, sa, in America, per esempio, non fanno le barzellette sui carabinieri come noi, le fanno sui polacchi, come dire, sono un po' duri, è così, i polacchi sono un po' doddi, No. non sono doddi? Cioè, No. sono persone intelligenti, Sì, penso che sì. mi dica un polacco famoso. Io ce l'ho, io lo so, eh. Mi dica un polacco famoso, il nome di un genio, insomma, di un polacco famoso nel mondo. Non lo so quale. Ma come? Via! Un musicista! Ah, musicista. Sì, chi per esempio? Lei polacca deve conoscere. Sho, 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 sho. Boh, adesso non mi vieni. Shop, 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 Chopin, sì. Chopin. Ah, si dice Chopin, sa che noi diciamo sempre Chopin? E poi invece si dice Chopin, eh? Lei conosce Chopin? Ah, vede, per esempio. Un altro polacco famoso, invece nel campo della politica, Lech. Valenza. Beh, no, un polacco famoso nel campo della religione, Karol. Poteva. Vede, così impariamo benissimo Sì. le pronunce. Io quando trovo una polacca chiedo sempre come si dice esattamente, Solidarnosc. Com'è? Come si dice? No, non ho capito. Solidarnosc. Sì, soldato, sì. Ah, Solidarnosc. Così, socè. Sì. Ecco. E ora passo a chiederle qualche altra informazione. Qualche parola che lei mi dovrebbe tradurre in polacco. Per esempio, la parola pompino. Non lo Mi può tradurre in polacco la parola pompino? so. Non lo so che cosa è Pompino. Ah, sì, è vero, lei è qui da maggio solamente, magari l'ha Sì, fatti, ma non non sa che conosco cosa, tutte come si dice. parole. No, no, appunto, certamente. Rapporto sessuale orale. Non lo Cioè, una donna che lei con suo marito, per esempio, come si chiama suo marito? so. Antoni? Antoni e Sofia. Sofia? Sofia o Sofia? 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 Sofia, perché Sofia, che cos'è Sofia? La capitale della? Boh, non lo so. Bulgaria, no, Bulgaria, so, come dice, Boh, Bulgaria o non lo Bulgaria? so. Vabbè, che ne sa lei, cosa mi si dice, non è mica bulgara. Quindi, cioè, praticamente, lei con Antoni ha avuto dei figli, no? Ha fatto rapporti sessuali, sesso. Solidar sex, giusto? Pronto? Sì. Ecco, quando lei con la bocca, your mouth, bocca, ha afferrato saldamente
Il pene del marito, ecco, come si dice quell'atto lì? Non lo so. Lo fa, ma non lo so. Brava ragazza. Brava ragazza, ma col marito si può anche capire, eh? Che si possa fare. Certamente non lo farà Giuseppe, perché insomma cosa rianima lì. Cioè, voglio dire, però, insomma, signora, lei è veramente. Quanti figli ha? Due? Sì. Due? Di che età? 19 e 17. Maschi? No, una figlia e figlio. Maschia e femmino. Sì, addio. Sofia, complimenti. Lei è una bella donna? Penso che sì. Pensi di sì. A 44 anni ancora gli uomini le vengono dietro? No, non faccio niente. E davanti? Sono una brava ragazza, non faccio niente. Non fa niente? Ma lei lavoro solo e così, non faccio niente un altro. Quando torna lei in Polonia? A Natale. A Natale, è logico. E i vecchietti li lascia soli? C'è figlia. Ah, c'è la figlia, meno male c'è la figlia, perché io ero in pensiero, perché Giuseppe è un bravissimo uomo. La signora ha avuto un ictus, ha sentito, lo sa? Sì. Quindi lei, insomma, ci stia attenta, mi raccomando. Sì. La pagano bene? Abbastanza. Lei ha fatto la domanda di regolarizzazione? Sì, fatto. È tutto a posto? Sì, tutto. Giuseppe posto, è stato bravissimo. Pagato tutto, quindi lei ha il permesso di soggiorno? Sì. Benissimo, molto bene, guardi. E quindi nessun uomo le viene dietro, le fa qualche avance? No, mai pensato. Mai tentato? Così. Ma se un signore, una... Se lo sa, un uomo, mio marito non si... È geloso? Non è geloso, un pochino sì, come tutti, non è che... Ma se lui sapesse che lei è stata a letto con un italiano? Mai. Si incazzerebbe? Ah, perché mai con l'italiano? Perché non faccio quelle cose, mai. Ma specialmente con... mio marito. Ah, va bene, ho capito. Ma che so, con un italiano ancora meno, con no. L'italiano mai. C'è Giuseppe che può sapere che cosa voglio sapere. Gli dica a Giuseppe. Sì? È il mio innamorato italiano. Facciamo uno scherzo a Giuseppe. È il mio innamorato italiano. Dai, posso sapere chi è lei? Perché io... mi fa quelle domande. Quella domande? No, niente, io sono il signor Curiosini. Curiosini, mi chiamo Curiosini. E dal nome, capito, la tendenza. Io tendo. A volte tendo anche i panni, no? Comunque mi ha detto che Giuseppe l'ha messa in prova e che la scopa nuova, insomma... Perché adesso sta mangiando e sì, perché sì, loro sì. Vuole mangiare. Allora, ecco, ora vada a dare da mangiare a Giuseppe e mi raccomando, sia una ottima scopa nuova, d'accordo? Buongiorno. Cosa scopa? Giuseppe ha detto, sa, la scopa nuova, nel senso che, capito? Cioè, la donna che, insomma... Si scopa all'inizio, cioè ci possono essere dei problemini, ma poi dopo quando si è preso il ritmo e ci siamo insomma capiti anche sessualmente, la scopa viene meglio. Quelle cose non ci sono. Mai quelle cose. Mai quelle cose. Mai. A volte viene bene subito, eh? Sì, no, senza problemi. Sì. Comunque guardi, vada a dare da mangiare a Giuseppe. Sì, perché aspettano, mi ha detto. Sì, perché sono come uccellini nel nido. Vada a dargli il bacino. Arrivederla. Sofia, complimenti. Brava anche per la lingua. È stata piuttosto brava. Ottima lingua. Arrivederci. Arrivederci. Buongiorno. No, perché ci sono alcune che proprio parlano peggio, vero? Se non c'è il soldazzo, stasera io m'ammazzo. Passerò per pazzo, ma non mi porto un... Ma se c'è il soldazzo, io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete il...